No, noi abbiamo frequentazioni con tutti. No, no, non è solo Genova, è solo Genova? No, Genova, questo sono. Allora, facciamo. Non c'è da contare. Allora. Dai, cominciamo apposta. Allora, del Presidente, adesione all'iniziativa di interesse regionale, legge 21, legge regionale 21 dell'86, promosse da enti dell'amministrazione centrale, Euro 4000. Numero 2, concessione del patrocinio e l'uso del logo della Regione Liguria di iniziative varie, su una piccola integrazione da poco. Numero 3, del Presidente e Assessore Berlangero, consolidamento rete Liguria Wi-Fi. Sì, sì, però era stata rinviata per approfondimento del bilancio. Adesso va bene? Modo. Ok, andiamo avanti. Allora. Adesso, numero 14, del Presidente, approvazione schema di convenzione Regione FIS S.p.A., articolo 38, legge 10 del 2008, al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo a quello svolto sui propri servizi su IRE S.p.A. Numero 15, del Presidente, modifica la deliberazione 1048 del 2009, recante indirizzi regionali per la gestione faunistica venatoria del cinghiale. Poi, numero 16, dalla 16 alle 19 sono rinnovi o rilasci di accreditamento, quindi rispettivamente della MCG, RSA Psichiatrica Villa degli Angeli, poi un rinnovo per laboratorio di analisi della Spezia, e poi il numero 18 invece accreditamento del servizio professionale AS3 e un rilascio di accreditamento all'Associazione Fisioterapia Santa Margherita Ligure di Santa Margherita. Dal numero 20, del Vicepresidente, approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Liguria su forme di collaborazione interistituzionale. Dell'assessore Barbagallo, numero 21, deliberazione 387 del 2014, convenzione quadro per i coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile antincendio boschivo, approvazione piano finanziario delle attività, euro 228.506. Numero 22, dell'assessore Boitano, che è delegato all'assessore Cucinelli e assessore anche Cucinelli, che è interessato. Deliberazione 682 del 2009, progetti integrati di riqualificazione urbana nell'ambito della misura B1.3.7 del programma attuativo regionale fondi FSC, proroga termine. Poi assessore Boitano, avvio applicativo SEN, il sistema di trasmissione e anche vicepresidente. Numero 23, assessore Boitano e vicepresidente, avvio applicativo SEND, sistema di trasmissione online delle notifiche preliminari di cantiere, decreto legislativo 81-2008 e legge regionale 31-2007. Assessore Cascino, numero 24, nulla osta ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 36-97, a variare il piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione del piano urbanistico comunale del comune di Bolano di Spezia. Poi numero, queste sono tutte procedure di innanzitutto. Allora, sono diverse, quindi l'assessore Cucinelli. Procedura. Cambiando assessore, cambiando anche peggio. Mamma mia. Quattro. Non mi dite, non state a provocare. Per favore, non provocate. La prima è il 25 progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico sul Rio Gavano, comune di Mole di Triora, Imperia, proponente SEAM di Sanremo. Poi la numero 26 invece riguarda sempre un impianto di mini idroelettrico sul torrente Mogliana, Genova, vale comune di Mezzanego Genova, proponente SEAM. Poi sempre un altro progetto, sempre per un impianto di idroelettrico sul Rio Corte Comune Molini di Treora, proponente SEAM, e l'altro invece sempre riguardante un impianto di idroelettrico sul fiume Vormida di Mellesito, sempre proponente la ditta invece TMS SRL. Va bene, quindi meritato. Poi numero 29 dell'assessore Guccinelli, approvazione delle attività del primo stralcio del piano annuale 2013,
2014 impegno delle risorse pari a 50.000 euro a favore dell'ente. Poi, numero 30, assessore Paita, protocollo d'intesa per la costituzione di una cabina di regia con finalità di coordinamento strategico e promozione del sistema logistico del nord-ovest delle regioni Liguria, Lombardia e Piemonte. Numero 31, assessore Rambaudi, deliberazione 1381 del 2010, approccio sociale per le persone fragili in condizioni di criticità, impegno di spesa di euro 895.200. Poi numero 32, firma congiunta Rambaudi, vicepresidente, e fondo regionale non autosufficienza, integrazione alla deliberazione 941 del 2014, impegno di spesa di euro 3.465.925 a favore di FILS S.p.A. La numero 33, sempre vicepresidente, assessore Rambaudi e vicepresidente, gestione di fondi sociosanitari, impegno di spesa di euro 32.000 a favore di FILS S.p.A. Numero 34, assessore Rossetti, approvazione degli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione dei requisiti dell'accreditamento degli organismi informativi di NSRL APIS, Associazione per le Industriali di Savona. Numero 35, assessore Rossetti e Voitano, decreto 201 dell'APE di Savona concernente il bilancio consuntivo dell'esercizio 2013 e determinazioni conseguenti. Numero 36, una proposta al Consiglio regionale dell'assessore Cascino di adozione del progetto di piano territoriale regionale su dell'articolo 14,4 della legge regionale 36 del 97. È giusto, oggi la cosa Bisogna sempre aggiungere poi qua di vesco sulla cassa integrazione alla fine. Eh? Ovviamente concordato di un po' che abbiamo quel giorno, no? Ricordatevi sempre che poi si può salire il fuoco, scusate, mi metto adesso, da... sì, certo. C'è sempre da affrontare il tema che riguarda il comune. Allora, di... del Presidente, contributi alle unioni di comune, ripartizione, risorse statali e regionali anno 2014, legge regionale 7 del 2011, articolo 5. Ecco, qui l'idea era quella di usare questa vicenda di data skill per dare continuità a sta roba. Avete già parlato? Penso che abbiamo parlato con Gabriele. Parte degli approcci, nel senso che noi finiremo adesso i fondi, non ce n'è più. Sì, non abbiamo più soldi, quindi o proviamo a rimettercene un po', altrimenti non fanno più niente. Infatti ci vorrebbe un milione. Poi... perché il bilancio ha bisogno di un milione per vicenda. No, le... E l'altro io lo vorrei mettere sull'emergenza dell'alluvione. Sì, ci sono un po' di testo da corso. Avete presente che poi non sono 3 milioni, perché un pezzo va su delle diverse da noi. Io vi posso raccontare questo caso disperato. Ma quanto è che va il milione? No, no, non ci siamo capiti. Quanto? Ah, bello. Beh, allora se questo indirizzo proviamo, dai. Noi avremo anche la possibilità di fare un po' di mutui. Allora, noi faremo un po' di mutui per togliere i nostri casinetti, cioè i lavori del 17, forse il teatro, guarda, la noce si distrae, forse il teatro, la gioventù potremmo, però per far mutui bisogna che entro dicembre noi abbiamo un soggetto a cui impegnare, tenete conto che un conto è l'autorizzazione, un conto è la mutualità, però se potremmo provare a rastrellare 10
quindi però a chi lo diamo? Alle province, dove non ci saranno più, sulle strade? No, bisognerebbe fare un pacchetto complessivo. Allora, poi l'abbiamo fatto, vado. Volevo citare un caso. Sono andato avanti e abbiamo fatto, non dire la mamma. No, no, scusa. Mezzana e Borgonato. Sì, ma... No, no, la questione dei tempisti. No, no, poi parliamo, non c'è problema, non è necessario. Era per spiegare a Pippo che la risposta non è dare alle province, ma mettere insieme tutto e calcolare dove c'è l'esigenza più forte, mutuo, milione, tutto quanto. Se facciamo una riunione, io ti dico quali sono i problemi che vedo. Noi abbiamo la commissione del 2014, dove abbiamo approvato in giunta un altro assestamento, che tecnicamente una variazione, e lì potremmo infilare questa discussione. Dovremmo dare un indirizzo entro la fine del mese in consiglio. Vogliamo dare un indirizzo. Dico che allora c'è una cosa, questa cosa di Gabrielli per mandare indietro, perciò sono preoccupato, lo voglio vedere insieme a te. Poi non ci dicono che stiamo andando adesso. Allora, i tre, diciamo, di ho capito forse di più, perché io non ho capito. Allora, sempre tre, i tre potrebbero andare, un terzo al bilancio, perché quello che chiedevo quella mattina a Castellini, pensavo che un terzo per dare un po' di continuità alle unioni, perché è chiaro che bisogna sentire un po' le unioni, no? E un terzo lo mettiamo sull'emergenza, perché siamo messi malissimo. Dopodiché, se abbiamo una capacità di indebitamento, eccetera, usiamola per l'unione. Intanto bisogna capire cosa vuole dire. È solo per opere pubbliche o può andare anche su famiglie? Soggetto pubblico, soggetto pubblico, destinatario formale in produzione. Allora, fatta una riunione, tanto è evidente che noi da loro, per quanto vada bene, non avremo mai quello che ci serve. Quindi mi sembra che sensato che avete possibilità, lo vediamo per il territorio. Sì, sì, giustissimo. Bisogna mettere insieme tutte le... Quindi noi avremo la CISA 15. Avremo queste qui, avremo quello che viene da Roma a fase 1 e quello che viene da Roma a fase 2. Forse il governo. Aspetta, no, il 5-4, che per, anche 4. Se vanno, però possiamo in qualche modo ricondurli a. E una domanda per capire: Ortonovo Sarzana e adesso Chiavari. Nella seconda. Deve essere chiesto un nuovo stato. Sì, lui Gabriele ci ha detto ieri, praticamente, quindi posso anche dire qui. Che è meglio non chiedere un'estensione, ma farne un nuovo. Basta secondo lui ha più peso. No, basta sapere. Sono domande. Quindi ciò che è successo a novembre, in buona sostanza, va in alto. Io questa settimana vado più a Chiara a incontrare. Allora, se una percentuale più comuni, come dire, in arena 100.000, tirano su la questione del sommorgente, ti becchiamo al 20%. Sì, nel senso che poi non sono obbligati necessariamente a fare tutto, però... poverini, loro hanno delle titubanze, ma gli abbiamo sempre detto... Sì, questa lettera che ci fanno adesso non è un obbligo per loro a fare, è una richiesta di soldi per fare. No, no, non è che sia veramente tutto quello che hanno, la verità, ma... Poi, cosa farà il governo, lo sapremo con la gestabilità, credo che lo si dà tutta la capo. C'è il grande tema, famiglia e imprese. Lo so bene, ma anche comuni, per sé. Visto che ho visto Barba che tu ci vai al Venga, dalla parte agricola, poi ci fai sapere. Sì, so che tu ci sei passata. Io sono andata e guarda, proprio una situazione devastante. No, siccome c'è Oliviero lì a Imperia, oggi ho le olive, domani l'ho visto questa mattina. Dico, se tu ci fai sapere cosa può venire dalla tua, diciamo, parte, cioè, se hai degli strumenti, dei modi. Sì, noi abbiamo parlato con il direttore ieri, faremo la richiesta di grave calamità, e vediamo se ci sono i parametri economici per poterlo tenere. E infatti Oliviero sarebbe importante, perché poi il Ministero deve darci... Oliviero mi sembra molto disponibile ad aiutarci. Se sì, lo diciamo per quello, con te, lì.
Va bene, vediamo poi il sacco. Allora, 5 minuti. Qua siete del Presidente, limiti demografici, non mi ricordo più. Vabbè, no, credo di no. Unione di comuni e convenzioni, deroghe, articolo 14,31, decreto legge 69. Abbiamo messo un po' di flessibilità sui. Assessore Guccinelli. Allora, quest'anno quanto abbiamo messo sulla partita del 14? Quanto era? Un milione sempre. La prossima delibera che viene mettiamo in banco delle unioni. Il prossimo anno stiamo lì. Poi ci sono anche le unioni, la parte diciamo nazionale. Okay. Sì. Ma quello dipende da quanto noi diamo noi. Meno diamo, meno ci danno. Allora, più queste, su queste due ultime anche l'assessore Paita come relatore, mettiamo sì, sempre, vabbè, non ho detto. Vabbè. Poi l'assessore Guccinelli, legge regionale 1 del 2010, modifica la deliberazione della giunta regionale 1294 del 24 ottobre 2014. Qualche perimetro ulteriore. Interesse un attimo a ieri sera i danni? Sì. Alla sera del 13, quindi è scaduto il termine per la presentazione dei modelli E. Stanno soltanto adesso aprendo le buste di quelli che sono arrivati per posta. A ieri sera erano 1589 modelli E, il danno totale richiesto su quei 1589 di 83.500.000 euro. 1347 sono per danni sotto ai 40.000, per un totale di 25 milioni e rotti. Una media di 19.000 euro a pratica, le segnalazioni sopra i 40.000 sono 242 per un importo di 58 milioni e una media per pratica di 241, però mancano ancora quelle che stanno aprendo. Io continuo a dire che arriveremo a 110 milioni complessivi. Si parlava di 200 milioni. Piccoli riusciamo a dare i soldi 100%. Dipende adesso a quanto arriva. Quasi. Piccoli l'ha fatta prima, no? Ma quando sappiamo. No, sono fatte tutte ormai. Entro il 12 i modelli erano presentati tutti. Che il piccolo è più facile che l'abbiamo detto prima, fare la domanda. Ma anche in quelle arrivate per posta ci sarà lo stesso rapporto di piccoli e grandi, ormai è una tanta bene. Ma venerdì prossimo hai fatto il definitivo di Genova. Sentite, ma per la seconda ondata, che scadenza diamo? Se ne avuto un giorno un pochino diverso. Adesso vedremo, lì c'è sempre 30 giorni sì, dall'evento. Ma se sono arrivati più eventi, no. Dalla fine dell'evento. Comunque abbiamo una riunione in settimana. Vediamo quello che però è l'ultimo, sì. Al momento. Con Camera di Commercio e Associazione abbiamo un incontro a Chiavari in settimana. Quindi parliamo con un'impresa. No, sarebbe utile dare una data unica per l'ordinanza, diciamo, no? Per non fare un tonnovo, 20.000, al Genga. Però il dramma serio adesso è sapere le risorse. Il secondo bando, sopra i 40.000, dobbiamo capire insieme alle nostre cosa c'è. No, diventa anche discutibile che rimettiamo. Dice che si arriverà, scusa, a 100? È un'ipotesi mia dei 110, però è una palma, Presidente. Tanto dove siamo, io calcolo 110, 115. Vabbè, dai. Normalmente parlavano di 200, dicevo che non è una cosa sinistra e comincia a fare. No, stavo guardando le file. Allora, assessore Paita, ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza rifiuta in un'offa al conferimento presso impianti siti in regione Lombardia. La mia grande vittoria è quella. Partiamo alla risposta tua in caso di rivista. Volevo dirlo io. Però. Non è una. No, bisogna ringraziare Marone. No, veramente, a parte tutto, oggi lo possiamo anche dire, al limite abbiamo i siti, abbiamo 24.000 tonnellate di disponibilità in Toscana da usarci, quindi ne mancano 100.000 e forse arriviamo in fondo a questo grande. In fondo all'anno? In fondo a 6 mesi del prossimo anno. All'anno siamo già a fondo. Non è più un problema dell'anno, questo è risolto. Il prossimo anno abbiamo coperto un mese, gennaio. Da febbraio fino a marzo, quindi io conteggio solo 50.000. No, però potrebbe essere un ragionamento. Andiamo avanti.
Allora, assessori Rossetti e Rambaudi, presa dato dell'approvazione del bilancio di esercizio 2013 e sede di CGR 10 del 2003 dell'azienda pubblica di servizi alla persona Emanuele Brignole di Genova. Presa dato allora, presidente, assessore Rossetti, assessore Paita, presa dato di erogazione liberale a favore delle regioni Ligure disposta a seguito di PGR 32 del 2014, consistente in attività e progettazione preliminari Riocchi a Peto, Vernazza in Genova. Che cos'è questo? Non lo so ripetere. Presa d'atto erogazione liberale. Progettazione Riocchi a Peto. Ah, bene. Sì, scusa, adesso non capivo. Ma l'ha fatto copia? È stato lì la zona. Poi facciamo un da parte e poi facciamo ci regalano il progetto ci regalano qualcosa sì. Che lo sapesse dell'assessore Berlangeli deliberazione integrazione alla deliberazione 880 del 15 luglio 2014 approvazione del programma degli interventi nell'ambito dello spettacolo dal vivo per l'anno 2014 2 l'articolo 5 legge regionale 34 del 2006 e poi seguono queste diverse approvazioni di bandi allora approvazione di edizione di bando per la concessione di sovvenzione per l'attività svolta da svolgersi nell'anno 2014 dalle istituzioni sono tutti annuali no sì, sì. Tre bandi no. Benissimo sì. Assessore Berlangeri, legge regionale 13 del 94, tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso, approvazione bando per la presentazione di interventi e sempre. Dell'assessore Rossetti, conferimento d'incarico su fondi discrezionali a studio Archimede per le indagini di accertamento e verifica danni alluvionali. Purtroppo cioè, gli uffici temono che ci potesse essere qualche problema sulle fondamenta. Sarebbe solo misurato quello, ma sicuramente la soletta sotto ne parla. Al teatro della zona. Va bene. Assessore Rossi, legge regionale 40 del 2009, articolo 30. Ma Franceschini mi avete disponibile alla presidente cultura. Franceschini è disponibile a dare una mano, era stato interessato per il fiocco. Sì. Poi c'ha anche questo. Bene. Quindi le nostre attività danneggiate vi può essere anche la ferrovia di una casella che ha fatto più di 1,5 milioni di inserita. Tra l'altro questo danno ritarda anche il cantiere perché è una concessione che sembra di assessore Rossi, legge regionale 40 del 2009, articolo 30 bis, accordo di programma tra Regione, Comune di Genova, Federazione Italiana e RFI, il comitato promotore finalizzato il test match il 14, impegno di spesa di 80.000 euro. Non so cosa nella gente. E poi tanti arrivavano anche da fuori, poi credo che chiudano anche le gradinate per concentrarli e avere anche poi meno spese, quindi credo che il nord e il sud saranno chiusi e concentrano i tribunali di studio. Stanno... Ma quindi si passa a lui domani? Ma è 21, stasera fino a mezzo di domani. Sono tutto per il stadio regionale. Sì. Ma c'è strano, stai attento. Un disegno di legge dell'assessore Boità modifica la legge regionale 10 del 2004 norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 9 del 1988
coordinamento degli enti operanti nel settore degli edifici a priorità. E poi ci sono alcuni disegni, alcuni argomenti. Allora, una dell'assessore Rossetti, disdetta contratto di locazione, Grimaldi Holding SPA, via Fieschi 17. Quello che lo trasferiamo è nuovo, sì. Acquistiamo. La disdetta del contratto del 17. Gli stiamo liberando gli attuali contratti che sono in scadenza in modo da poter portarci a casa i nostri figli. Saranno quelli che si trasferiscono con la pista. Dell'assessore Guccinelli, sempre un argomento, area ex ACNA di Cengio, conferimento mandato a FIRSE per valutare la possibilità di strutturare una regia pubblica. Può darsi che vediamo un po'. Sì, si apre la trattativa a FIRSE e Sindia. FIRSE stanotte ha venduto Bruxelles alla Alsazia. Venduto al sede della regia. In cambio ci hanno dato bottiglie di vino rosso. A un ex ministro di Sarkozy che è diventato presidente della regione di Sarkozy. E poi del presidente. Anche bene abbiamo. Introduzione all'interno dell'amministrazione regionale del software libero in attuazione del decreto legislativo 82 del 2005. Codice dell'amministrazione. Possiamo anche dirlo oggi, c'è Avegno disponibile? Sì, con la chiamiamo. Ci sono anche i corsi della provincia di Cusa, delle varie licenze che abbiamo nato. È un argomento che appassiona molto questi che si occupano di questo. È un ragionamento non globale. Basta, allora, se, nel senso che contro le multinazionali. Mi ha finito? Allora, se sgomberate rapidamente, stare qui a vedere l'ordinanza, okay. Salire. E poi ci vediamo in conferenza stampa. Quindi Avegno, Lombardia, Montalto. Tanto finché facciamo gli esiti. Uccinelli. Venga qua, dopo essere dai ragazzi, abbiamo bisogno di 10 minuti di lavoro. Come sono messo io? Non vado a Roma, quindi sì, va bene. No, era non c'è. Ragazzi, io ho 10 minuti, venite o non riusciamo a fare, scusate, ma va bene. Ecco. Tu l'hai già vista, Lella? Io vado. Dunque, no, preferisco ridarci un'occhiata, lo guardo molto. Prima vediamo la cosa, dai. Sì, siamo adesso. Aspettiamo un attimo dalle vendite.
complex. Finito.